Ciao, siamo E Vale. Orri. Oggi vi faccio i broccoli gratinati al forno a modo mio. Ingredienti per broccoli gratinati al forno. 1 chilo di broccoli. Olio di oliva extravergine. 20 g di parmigiano reggiano grattugiato. 40 g di pangrattato. 5 filetti sott'olio di acciughe che ho precedentemente preparato, vi lascio il link della ricetta in descrizione. E sale grosso. Inizio a pulire i broccoli per poi lavarli. Stacchiamo i pezzi che non servono più. Metto a bagno in acqua fredda. Tagliamo proprio come se fossero mazzettino di fiori. Le lavo bene un paio di volte e poi le cuocio a vapore. I broccoli sono lavati bene, in una pentola ho messo l'acqua. L'acqua non deve superare la griglia. Ora li cuocio a vapore per 8 minuti circa. Metto un pelino, poco poco sale grosso, perché poi con l'acciuga restano troppo salate. Ora ne mettiamo poco poco. Il coperchio, ci vediamo dopo. Preparo il composto da mettere sopra i broccoli. Prima di tutto le acciughe, le taglio a pezzettini piccoli. In una terrina metto il pangrattato, il parmigiano, mischiamo bene il tutto, aggiungo le acciughe e metto un cucchiaio abbondante di olio di oliva extravergine. Giriamo bene il tutto. Sono passati gli 8 minuti, i broccoli sono pronti, li tolgo. Ho preparato una teglia da forno, metto un cucchiaio abbondante di olio e ungiamo bene la teglia. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi. Terminato di mettere i broccoli della teglia, ora metto il preparato sopra i broccoli. Ora metto un giro d'olio, poco poco. Ora metto in forno la teglia a 180 gradi per 10 minuti circa. Ci vediamo dopo. Sono terminati 10 minuti, ho spento. Ora metto il grill a 200 gradi per 2 minuti circa, che gli dà la doratura. Ci vediamo dopo. Sono passati 2 minuti, spengo il grill e la doratura è perfetta. Ci vediamo dopo che impiatto. Questi sono i broccoli gratinati al forno, fatti a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciuti i broccoli gratinati al forno? Se vi sono piaciuti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!